Dal mio punto di vista c'è una visione classica degli studi in cui appunto la scuola, l'università è semplicemente un posto in cui ricevere le informazioni possibili. Il valore che muove questa istituzione è il valore dell'accademia, ossia il valore in cui il numero di nozioni che vai a imparare, il numero di contenuti che vai a immagazzinare è la metrica principale secondo cui misuri il successo di un'istituzione. Quindi se impari tanto, vuol dire che è stata un'istituzione di successo. Ovviamente questa è una mentalità che secondo me è restrittiva, perché se devi anche trovare i progetti, devi trovare le tue passioni, devi trovare un modo per ragionare sui problemi e ragionare sui problemi dell'industria o della ricerca, questa cosa può essere di immagazzinamento potrebbe essere riduttiva. Infatti, secondo me, un framework per cercare di valutare il proprio percorso di apprendimento potrebbe essere non semplicemente trattare l'accademia come valore e il resto lasciarlo un pochino nell'aria, ma cercare di ampliare e vedere un pochino altri valori secondo cui poter misurare le proprie performance. L'università classica italiana, abbiamo detto che appunto vede come valore, vede attraverso le sue lenti come valore quasi soltanto l'accademia, che significa l'importanza. L'importanza numero uno di tutti gli studenti è il voto che ti aveva a prendere un determinato esame. Dal mio punto di vista, invece, guardando gli istituti americani, ho cercato di venire fuori con degli altri valori che sono ugualmente importanti durante il percorso universitario, che magari potrebbero aggiungere ancora più potenziale alla vita dello studente. Questi valori, in mia opinione, sono sei, in cui ovviamente l'accademia è centrale ed è molto importante, ma è soltanto uno di questi sei. Questi valori funzionano come delle lenti a colori in cui tu puoi decidere di vedere soltanto un valore perché magari è una lente blu e la lente blu è quella dell'accademia, però se è una lente blu che filtra tutti gli altri colori non stai ottimizzando la tua esperienza di visione del mondo perché non vedi il mondo in tutti i suoi colori. Quindi quali sono gli altri valori? Uno è l'accademia, il secondo possiamo chiamare l'imprenditorialità di te stesso, il terzo è la vicinanza con l'industria, il quarto è la ricerca fin dalla trentina. Il quinto è il networking e il sesto è la poliedricità degli insegnamenti. L'accademia c'è ben chiara, quindi tutto ciò che puoi immagazzinare, tutte le informazioni che puoi imparare sono fondamentali per un percorso scolastico e universitario. Però poi dopo c'è un altro valore che è l'imprenditorialità e l'imprenditorialità di te stesso, che in Italia spesso si dice: bene, prima immagazzina, fatti il tuo percorso di triennale, di magistrale, di magari anche dottorato e postdoc o ricercatore, poi dopo avrai tutti gli strumenti necessari per andare nell'industria e fare cose fantastiche. Dal mio punto di vista non è esattamente così, perché l'imprenditorialità, esattamente come può essere analisi matematica, sono delle cose che impari in un percorso di anni, in un percorso che formano la tua forma mentis, e non è una cosa che semplicemente puoi aggiungere una volta che hai accumulato un tot anni di studio. Quindi, se vai a prendere in considerazione istituti come possono essere dal MIT a Stanford a tanti altri istituti, ma anche, non so, il Sant'Anna di Pisa, questo valore dell'imprenditorialità di se stessi, in cui si cerca sempre una nuova opportunità, in cui non soltanto si fa ciò che viene proposto dalla propria università, ma si cercano di trovare delle opportunità aggiuntive per aggiungere la propria persona. Per contribuire alla propria persona è una skill fondamentale. Il terzo valore, secondo cui io valuterei la mia università, è appunto la vicinanza con l'industria. Quanto alla mia università tratta dei problemi o interagisce con l'industria, quanto prende dei grant, dei finanziamenti dall'industria per risolvere dei problemi, in modo da essere sicuri che l'università abbia sempre un giusto bilancio tra ricerca pura e ricerca che sia immediatamente utilizzabile all'interno dell'università e che crei sia le figure che faranno ricerca pura e le figure che faranno le figure che possono inserirsi all'interno di un contesto industriale in maniera veloce. Il quarto valore è la ricerca in triennale. La ricerca in triennale è veramente importante dal mio punto di vista perché molto spesso in Italia si pensa fai la triennale in cui impari, la magistrale in cui impari e poi dopo magari inizi a fare qualcosa di ricerca in cui trovi dei problemi
che vuoi risolvere in maniera indipendente e continui questa ricerca. Il problema con questo approccio, dal mio punto di vista, è che la ricerca non è soltanto applicare ed estendere la conoscenza che si ha, ma la ricerca è anche una questione di processo, quindi imparare a fare ricerca e effettivamente scoprire qualcosa di nuovo sono due cose che sono sconnesse, cioè sono correlate, però non sono direttamente, non sono la stessa cosa. La maggior parte degli studenti avrebbero la possibilità di studiare e di fare ricerca sin dalla triennale e imparare nei processi, e li aiuterebbe sicuramente a porre le giuste domande per capire quali sono i problemi da risolvere, entrare in quella mentalità che poi li farà diventare dei better researcher, oppure più informati researcher, non appena avranno di fronte la decisione se vorranno o non vorranno fare research. Ad esempio, negli Stati Uniti un sacco di studenti fanno il PhD, iniziano il dottorato immediatamente dopo la triennale. Questo perché? Perché magari in triennale hanno fatto 3 o 4 anni di ricerca. Di conseguenza, alla fine dei 3-4 anni possono dire: ah cavolo, io voglio continuare a fare ricerca. E non magari faccio ricerca perché non c'ho nient'altro da fare. Conoscono già il processo, magari hanno già degli interessi, hanno già delle passioni che hanno sviluppato perché hanno fatto del lavoro indipendente, non semplicemente il lavoro di classe, e questo è un valore. Il quinto e penultimo valore è il networking, perché appunto l'università non è soltanto un contesto in cui si dovrebbero trovare quelle persone con cui riuscire a costruire qualcosa, che sia un'azienda o che sia una ricerca, perché noi come individui non faremo mai niente, tranne alcuni casi eccezionali in cui ovviamente dici: il mio studio teoretico di questa fisica viene fuori con la formula E uguale a mc quadro, però quei casi sono veramente rari. La maggior parte del lavoro moderno è incontrare le persone giuste con cui lavorare verso un determinato goal e riuscire a portare a termine questo goal. Se non c'è networking, se alla fine del tuo percorso universitario conosci soltanto 2 persone della tua università o 5 persone della tua università con cui vorresti lavorare, è un po' un fallimento. Il sesto valore invece è la poliedricità degli insegnamenti, che significa una materia di per sé, anzi, mettendola da un altro lato, se si guarda alla maggior parte delle innovazioni tecnologiche mondiali o che succedono, non succedono da una singola branca che interagisce con se stessa. Non è la matematica che vengono fuori col nuovo teorema e quindi questo nuovo teorema cambia il mondo semplicemente all'interno della branca della matematica, ma di solito è una poliedricità degli insegnamenti che dice: cavolo, questa nuova formula matematica applicata al movimento delle nuvole fa sì che possiamo fare delle previsioni meteorologiche molto migliori rispetto a quelle attuali. Di conseguenza, avere un buon percorso universitario che ti faccia capire di, ad esempio nel mio caso, informatica e economia, informatica e biologia, meccanica e elettronica e diventa meccatronica, è fondamentale, perché la maggior parte dell'innovazione non deriva da un verticale di una materia che scopre qualcosa di nuovo e cambia il mondo, ma è uno o più materie che interagiscono e interagendo si può andare a cambiare il mondo. Quindi avere delle facoltà che non sono semplicemente focus su un unico verticale è fondamentale. Quindi questo, secondo me, è un framework che permette di valutare i diversi istituti universitari.